Un evento in collaborazione con Axim Project Management. Una sinfonia perfetta per progettare, costruire, vendere. Signore e signori, buonasera e ben ritrovati al nostro appuntamento con la città di Bordighera. Abbiamo già visto molto sulle bellezze appunto naturali di questa città, però oggi andremo a scoprire quella che è la storia di Bordighera. Lo facciamo assieme a un amico, all'ingegner Giuseppe Bessone. Lei è uno storico, lei di questa città sa veramente tutto. Quindi io la interrogo adesso. Le origini? Allora, le origini sono molto interessanti perché è una città, un centro storico, quasi un castello, che è nato per una volontà di 32 padri di famiglia di un paese vicino che hanno deciso nel 1471 di fondare una città, e di fondare questa Bordigheta, comunque l'attuale Bordighera. Quindi questo castello con le mura fortificata naturalmente non c'era nulla. E queste famiglie quindi hanno deciso di colonizzare e di costruire, poi di coltivare e anche colmare, anche usare, diciamo così, utilizzare la pesca. E soprattutto nel 1871, quando arriva la ferrovia da 220 km dalla Spezia fino a Ventimiglia, apre non soltanto a tutta l'Italia, quindi anche al turismo eccetera, ma soprattutto ci colleghiamo, la ferrovia si collega con quella francese che era scesa da Parigi. Certo, perché fino a prima invece si arrivava a Nizza con il treno, dopodiché che bisognava prendere il Calesse, quindi il battello, quindi insomma era lunga la strada. Quindi il treno naturalmente porta non solo benessere ma lo sviluppo della città bassa. E anche tanti artisti hanno impresso sulle loro tele lo splendido mare che noi possiamo vedere tutti i giorni, da Monet a chi? Fondamentalmente abbiamo Renoir che viene dalla Costa Azzurra dove abitava e porta Monet per la prima volta, il quale ritorna nell'84 e decide di venire da solo a Bordighera dove fa 38 tele, quindi insomma un numero enorme che sono sparse in tutto il mondo. Poi non soltanto artisti ma letterati, abbiamo poi tutta l'aristocrazia europea, avevamo a parte la famiglia reale italiana, Regina Margherita eccetera eccetera, ma soprattutto gli inglesi, i duchi di Leeds, i duchi di Strathmore. Qui veniva la regina madre, la mamma della regina Elisabetta, moglie di Giorgio V, come tutti gli inglesi veniva a passare l'inverno a Bordighera. Da Mentone veniva la regina Vittoria, qui all'Hotel Angst, oltre alla regina Vittoria, ci era fissa per 3-4 mesi, sua figlia, che anche lei si chiamava Vittoria, che era la moglie del Kaiser. Quindi avevamo la moglie di un imperatore, il grande duca Cirillo di Russia, la regina Vittoria d'Inghilterra, la regina madre, tutti i Savoia, Violetta di Montenegro, quindi avevamo tutta la crema. Grande nobiltà. Il tempo si è fermato nel 1886 quando Clarence Bicknell fondò questa biblioteca. Esiste ancora. Io vi presento le bibliotecarie, coloro che da tanti anni ormai sapientemente utilizzano le pagine di questi vecchissimi libri antichi, per spartirle assieme a noi che veniamo a trovarle. Allora io vi presento la signora Brunella De Paoli, grazie di averci invitato. E saluto anche Elena Riscosso. Chi era Clarence Bicknell? Clarence Bicknell era appunto un botanico principalmente, era un esperantista, era un acquarellista ed era anche uno scopritore delle incisioni rupestri. Il Bicknell appunto sente l'esigenza proprio di costruire qui a Bordighera questo edificio per la comunità inglese, che qui a Bordighera era numerosissima tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, erano circa 3.000 su una popolazione di 2.000.
e appunto il Bicknell pensa a questo luogo come luogo d'incontro per sentire conferenze, concerti e per aprire alla comunità inglese tutti i libri che ci sono. La possibilità oggi però di consultare questi libri non è riservata soltanto agli inglesi, ma direi proprio a tutti, quindi tutti possono venire a trovarvi. Elena, cosa trattano nello specifico i vostri testi? La biblioteca nasce dal fondo delle guide inglesi che vi mostreremo, dal Journal de Bordighera e dalle guide antiche inglesi, per poi essere sviluppata dal professor Lamboglia e trattare di archeologia, perché il professor Lamboglia è il fondatore dell'archeologia in Liguria, e della storia locale. Per storia locale intendiamo storia di tutta la Liguria in particolare, quindi vengono studenti, studiosi per tesi di laurea o per approfondire e per scrivere volumi sulla zona o di archeologia. E come diceva il Bicknell, è un'oasi di raccoglimento e di pace dove si può studiare e approfondire le materie che si amano. Ben 2000 farfalle. Se dovessimo aprire questo cassetto e fossero vive, probabilmente riempirebbero la biblioteca. Invece possiamo vederle. Apriamo. Ecco. Allora, Bruna, mi racconti. E appunto questa è una collezione di circa 2000 farfalle, sono 600 specie, e che il Bicknell appunto aveva comprato da un naturalista e poi l'aveva integrate con quelle, diciamo, locali della nostra zona. Parliamo dell'erbario. Ha lavorato una vita per raccogliere la flora di Bordighera, di Sanremo e in parte anche della Valle delle Meraviglie. Pensate che ha raccolto 11.243 foglie di erbario. Utilizzava la pressa per ottenere questi fogli. Col nome della specie in latino, secondo la classificazione di Linnaeus, questa è stata trovata a Valle Crosa e questa tra Armaditaggia e Bussana. Pensate, il 29 di maggio del 1893. Vedete come si è ben conservata. Utilizzava le fascette e prendeva alcune piante anche con la radice. Pensate che fece un lavoro così minuzioso che individuò 8 tipologie di piante che non erano conosciute. Quindi un lavoro davvero botanico, scientifico, e sfociò nel volume Flora di Bordighera di Sanremo con le tavole acquerellate da lui stesso. Abbiamo anche un libro molto importante che caratterizza la città di Bordighera, il Dottor Antonio. E grazie a questo volume scritto da Giovanni Ruffini quando era esule in Inghilterra, che gli inglesi hanno scelto di venire a Bordighera, ed è un po' il primo veicolo pubblicitario della zona. Il dottor Antonio descrive a Lussi talmente bene Bordighera e i dintorni che spinge gli inglesi a venire in questa zona. Il Journal de Bordighera era il quotidiano che gli inglesi avevano quando vivevano a Bordighera. Usciva il giovedì, veniva spedito anche in altre parti come Cannes, Londra, New York, ed era in tre lingue, inglese, francese e tedesco, e utilizzava praticamente anche le liste di tutti gli stranieri che soggiornavano a Bordighera. Quindi vengono spesso gli stranieri per ricercare i parenti dove avevano soggiornato e per ripercorrere un po' le tappe del viaggio che avevano fatto i loro avi. Quindi è molto interessante, fornisce molte notizie sulla vita degli inglesi tra fine 800 e metà del 900. E con Elena Riscosso siamo nella fondazione permanente di Pompeo Mariani, un grande artista, un artista monzese. Sì.
Nato a Monza nel 1857 e morto a Bordighera perché si era sposato e aveva vissuto gli ultimi anni della sua vita. È un pittore specialista nei ritratti. Vediamo un ritratto della regina Margherita e di re Umberto. Altri ritratti della madre e dell'alabardiere di Monza, che era una figura assai cara. Ma il personaggio che amava di più riprendere era la moglie, la Nana, chiamata in modo vezzeggiativo, e vediamo il quadro più importante, che è quello della Nana nel giardino della sua villa, della Specola, dove aveva l'atelier. Costruire al top nella stupenda cornice del Canton Ticino e del Lago di Lugano. Axim Project Management, una sinfonia perfetta per progettare, costruire, vendere. Una sinfonia perfetta in tutte le fasi di ogni operazione, dallo studio di fattibilità alla progettazione e acquisizione dei terreni, dalla costruzione alla vendita fino alla gestione. Un lavoro d'orchestra perfetto per offrire la più alta qualità rintracciabile sul mercato a prezzi altamente competitivi. Ville, residenze, appartamenti realizzati con materiali e impianti d'avanguardia, con i più avanzati sistemi di isolamento termico-acustico, rifiniti con cura e dal raffinato impianto estetico ed architettonico, ideali per vivere nell'eleganza e del comfort, in perfetta armonia con l'ambiente e con grandi risparmi energetici, grazie a fonti alternative come il fotovoltaico, il solare termico e geotermico. Axim Project Management, la soluzione perfetta per acquistare casa nel Canton Ticino, assistiti in ogni esigenza e in ogni fase, come nell'aspetto amministrativo e fiscale, con Axim Family Office, pronto a risolvere ogni problema di chi guarda con interesse alla scelta di abitare in questo stupendo angolo della Svizzera. Un evento in collaborazione con Axim Project Management. Una sinfonia perfetta per progettare, costruire, vendere.